Ciao a tutti da Vittorio, oggi voglio commentare con voi due voci di calciomercato che sono uscite negli ultimi giorni che riguardano la Lazio e voglio dirvi la mia su queste due vicende. Partiamo dalla prima legata a Niccolò Zaniolo. Non so se avete visto, ma nell'ultima settimana più di qualche sito e giornale ha tirato fuori il fatto che la Lazio stava seriamente pensando di prendere Nicolò Zaniolo. Zaniolo che, non so se avete seguito, è andato in prestito con diritto di riscatto al West Ham, quindi in Premier League, dopo che la Roma l'ha venduto al Galatasaray. Galatasaray che l'ha mandato in prestito con diritto di riscatto a West Ham, dove Zaniolo obiettivamente sta facendo malissimo. Malissimo perché praticamente non gioca. Tant'è che West Ham ha annunciato al Galatasaray che non eserciterà il diritto di riscatto per il giocatore italiano. Obiettivamente sono sorpreso che Zaniolo sia stato convocato in nazionale, perché Spalletti dice di voler convocare i giocatori più in forma, non convoca Ciro Immobile perché nella Lazio non sta andando bene, ma convoca Zaniolo che nel West Ham sta giocando 5 minuti a partita. È una scelta che mi lascia molto perplesso, ma non è sicuramente questo l'argomento del video. L'argomento è che qualcuno ha detto che la Lazio sta seriamente pensando di prendere Zaniolo. Galatasaray, dopo aver fatto l'investimento con la Roma, cerca di capitalizzare il giocatore come avevamo tutti previsto. È andato in Turchia per trovare una sistemazione diversa, ma non voleva rimanere nel campionato turco e quindi ha dichiarato oggi in un'intervista a Corriere dello Sport che sogna di tornare in Italia. E una delle opzioni più aperte, diciamo, più possibili era la Lazio. Adesso, se andate a vedere i miei video di 2 o 3 anni fa, io ho parlato spesso di Zaniolo e ho sempre detto che Zaniolo potenzialmente è un campione. Beh, campione no, un ottimo giocatore. Io, per me, i campioni sono Ronaldo, Messi, eccetera, eccetera. Sotto ci sono buoni giocatori e Zaniolo avrebbe tutto, e ripeto, tutto per essere un ottimo giocatore. Fisico ce l'ha, è vero, ha avuto degli infortuni, ma fisicamente è una bestia. Tecnica ce l'ha, nonostante sia alto e grosso, Zaniolo ha dei buoni piedi e quindi ha tutto per sfondare. Quello che gli manca è la testa e non parlo del colpo di testa, parlo della testa. Attenzione, non è il problema che Zaniolo non è un genio, perché anzi, per essere un calciatore di successo conviene non essere intelligente, conviene non farsi domande, ma per essere un calciatore di successo devi essere un professionista, devi avere la testa da professionista, devi essere in grado di allenarti sempre al massimo e fuori dal campo essere professionale, quindi non bere, non fare tardi, magari fare recuperi fisici, quindi preparatore atletico, fisioterapista, eccetera. Ecco. Zaniolo non ha la testa da quel punto di vista, non è mai stato un professionista. Tant'è che uno dei motivi per cui l'Inter lo lascia andare è perché lo scouting dell'Inter aveva segnalato che Zaniolo potesse essere più problematico che vantaggioso averlo in rosa. Ecco, Zaniolo ha tutto per essere un top player, tranne la testa. E questo lo ha condizionato in negativo in tutte le sue avventure, alla Roma, all'Inter, al Galatasaray, a West Ham. E quindi io dico che Zaniolo rientrerà nella categoria di quei giocatori sprecati, un po' come Cassano, che almeno Cassano però almeno ha raggiunto certi livelli. Zaniolo resterà, secondo me, nella memoria di molti giocatori, di molti appassionati, come un potenziale ottimo giocatore che per colpa della sua testa non ha mai espresso il suo desiderio. Oggi leggo un'intervista in cui Zaniolo dice che vorrebbe tornare in Italia e che mi fanno la domanda, ma si parla di un tuo approdo alla Lazio e lui dice: per rispetto verso i tifosi della Lazio e per il mio passato non potrei mai andare alla Lazio. Tranquillo Zaniolo, non ti vuole nessuno alla Lazio. Io credo che nessun tifoso della Lazio ti vorrebbe, ma mi auguro che nessuno nella Lazio vorrebbe prenderti. Uno, perché costi tanto e due, non vali quei soldi assolutamente. Se la Lazio dovesse prendere Zaniolo, io credo che veramente molti tifosi si incatenerebbero a Formello e protesterebbero per 365 giorni all'anno. Zaniolo è l'acquisto
più sbagliato della storia della Lazio. Uno, perché, come ho detto, potenzialmente fortissimo, ma Zaniolo non lo è e non lo diventerà mai un ottimo giocatore. Due, crea casini nello spogliatoio. Tre, è un giocatore che ti ha dimostrato di non essere un professionista. Per cui non c'è un motivo logico per cui la Lazio dovrebbe comprare Zaniolo. Uno, non è in offerta, lo pagherai tanto perché Galatasaray deve rientrare nell'investimento. E due, è un giocatore che obiettivamente ha già dato il meglio di sé, anche se è giovanissimo, perché non c'è con la testa. Per cui ripeto, Zaniolo, stai tranquillo perché la Lazio non ti vuole e queste voci di mercato, secondo me, sono create ad hoc dal tuo procuratore che spera di creare un po' di interesse intorno al giocatore per provarlo a riportare in Italia. Io credo che Zaniolo possa ambire a squadre come il Monza, con tutto il rispetto per il Monza, insomma, o come il Sassuolo, squadre di seconda, terza fascia, per potersi provare a rilanciarsi, anche se io credo che l'esperimento rilancio sarebbe un fallimento totale. Io obiettivamente sono convinto che la Lazio non ha mai sondato il terreno per Zaniolo, ma lo reputo uno dei eventuali peggiori acquisti della storia della Lazio. E quindi sono convinto che Lotito e Fabiani, nonostante non stimi Fabiani, non farebbero mai un errore del genere. Ma non si è parlato solo di Nicolò Zaniolo vicino alla Lazio, si è parlato di un altro giocatore. Adesso, io capisco che bisogna scrivere articoli, bisogna riempire pagine e giornali, soprattutto in giornate in cui non c'è molto, non è facilissimo. Però questo esercizio di associare all'allenatore della Lazio i suoi vecchi calciatori è un esercizio di una pigrizia assoluta. L'abbiamo visto con Maurizio Sarri, no? Praticamente tutto il Napoli di Sarri è stato accostato alla Lazio. E anche qualche giocatore del Chelsea, no? Pensate a Kepa, Loftus-Cheek, eccetera, sono stati accostati alla Lazio perché? Semplicemente perché Sarri era l'allenatore della Lazio, Sarri aveva avuto questi giocatori in passato. E volendo con Napoli e il Chelsea, puoi fare questo discorso perché, per dirvi, Mertens è un ex calciatore, ma è stato un buon giocatore. Loftus-Cheek lo stiamo vedendo, al Milan sta facendo benissimo, eccetera, eccetera. Passare dal Napoli alla Lazio sarebbe una buona opportunità per la Lazio, vuol dire di solito prendere un buon giocatore. Però si sta facendo lo stesso con Igor Tudor. Tutti i giocatori allenati da Tudor nel Verona e nel Marsiglia adesso sono automaticamente obiettivo della Lazio. E questo è poco credibile. Uno, perché il Verona e il Marsiglia sono due squadre, con tutto rispetto, inferiori alla Lazio, soprattutto il Verona. Ci sono giocatori del Verona che con la Lazio non giocherebbero mai. E quindi questo esercizio di quello ha giocato con Tudor, quindi adesso diventa un obiettivo della Lazio, è stucchevole e noioso e anche fastidioso, lasciatemelo dire. Per cui quando leggo giocatori allenati da Tudor al Verona accostati alla Lazio sono molto scettico, discorso simile per quelli del Marsiglia. Adesso il giocatore che è stato più accostato alla Lazio è Giovanni Simeone. Attualmente al Napoli, Simeone non è contento, si diceva dovesse lasciare il Napoli già a gennaio, visto che nel Napoli ha giocato pochissimo, nonostante l'infortunio di Osimhen, ha visto poco il campo. E quindi, no, c'è il solito esercizio. Ah, Simeone ha giocato con Tudor al Verona, Simeone alla Lazio. Ecco, non è che uno più uno fa sempre due, soprattutto questo ragionamento non ha una logica. La Lazio ha due attaccanti, Immobile e Castellanos. Io credo che Immobile non resterà alla Lazio, ma la Lazio deve prendere un centravanti titolare, uno che garantisce almeno 15 gol a stagione. Simeone, con tutto rispetto, non è quell'attaccante. A me piacerebbe tantissimo prendere Simeone, ma come riserva, come alternativa. Castellanos fa 20 gol e diventa titolare, va bene, puoi prendere Simeone. Ma c'è un altro discorso. Il Napoli valuta Simeone 18 milioni. Adesso, se la Lazio prendesse Simeone pagandolo 18 milioni, io credo che Lotito andrebbe squalificato a vita. Io credo che bisognerebbe fare un test per verificare se Fabiani è mentalmente integro. 18 milioni, Simeone non li vale mai nella vita, mai nella vita. Uno, perché non parliamo di un giovane che può esprimere ancora potenziale. Simeone non è più da considerare un giovane che può ancora crescere. Questo è Giovanni Simeone, uno che combatte, che lotta, uno che segna pochissimo. E quindi 18 milioni Simeone non li vale mai. Per
Se la Lazio ha intenzione di spendere 18 milioni per Simeone sarebbe una follia. In confronto, i 18 milioni spesi per Murici sarebbero veramente un investimento geniale, perché Murici ha dimostrato che lui i gol li sa fare, magari non adatto al calcio della Lazio, ma almeno i gol li sa fare. Simeone in qualsiasi situazione, secondo me, non arriva mai a 20 gol o a 25. 18 milioni per un giocatore come Simeone è un furto a mano armata. Quindi mi auguro che anche qui le voci di Simeone alla Lazio siano assolutamente false e tendenziose. Perché, ripeto, la Lazio, che è già una squadra che non spende cifre importanti, se dovesse spendere 18 milioni per Simeone, allora sarebbe la follia più totale. La Lazio ha bisogno di fare una rivoluzione quest'estate, sicuramente. Dovrà spendere tanti soldi, ma se tu spendi 18 milioni per Simeone, allora ti meriti la Serie B. Perché Simeone è un buon giocatore, uno che si impegna, eccetera, non risolverebbe assolutamente il problema gol in casa Lazio. Per cui, nostalgicamente, dal punto di vista affettivo, vorrei Simeone alla Lazio. Vi potrei dire anche, a questo punto prendiamo Conceição, il figlio di Conceição, che sembra un giocatore interessante, ma non spendiamo 18 milioni per Simeone, perché già 8-10 mi sembra il prezzo più giusto, prezzo che posso accettare, ma più di 10 milioni per Simeone, secondo me, è una follia assoluta, e spero che la Lazio non compia questi errori. Questo ovviamente è il mio giudizio. Qual è il tuo? Scrivimi qua sotto e noi ci rivediamo alle 5 con un altro video. Grazie ragazzi.